che traccerà il futuro You're sull'altra. going online. Ok, di Siracusa. E sono Matteo Dondè in qualità di collaboratore. Buonasera. Buonasera, buonasera. Dove, non lo vedo, non lo trovo. Alfredo Dufuca Sì, ci sono. per lo studio Polinomia. Buonasera a tutti. Buonasera. Lascio la parola al nostro sindaco Francesco Italia, che ha il piacere di salutarvi e Sì, introdurvi. buonasera a tutti, grazie Assessore Fontana, saluto anch'io i progettisti e saluto tutti voi che siete fondamentali per la riunione di oggi e non solo. Non solo perché stiamo per scrivere un altro pezzo di quel percorso che Siracusa sta avviando a soste alternate per dare sempre più un volto green e per stimolare il raggiungimento di quegli obiettivi che sono certamente gli obiettivi della nostra amministrazione, ma non solo, sono gli obiettivi dell'Europa, dell'agenda 2030, quindi siamo tutti noi amministratori e non solo orientati a limitare il più possibile l'impatto dei veicoli sulle città, a migliorare la qualità di vita dei nostri concittadini, migliorando quindi, partendo come io dico sempre, dai fondamentali. Abbiamo fatto la gara dell'acqua e per la prima volta ci occupiamo di quale sarà la qualità dell'acqua che viene erogata dai nostri rubinetti, non solo quanto deve durare la gara o quanto devono costare le bollette. Certo, questo è importante, ma per spiegarvi che qualità dell'acqua e qualità dell'aria sono quei fondamentali di cui probabilmente molta politica negli anni non si è occupata e che adesso, volenti o nolenti, tutti noi siamo obbligati a prendere in considerazione, tanto più che siamo in emergenza climatica. È inutile che vi dica anche che esistono delle norme specifiche che ci impongono di abbattere il più possibile il PM10 perché a questo abbattimento, al non abbattimento del PM10, sono legate anche delle sanzioni che poi ricadono sulle tasche dei cittadini. Quindi, al di là delle convinzioni personali, l'amministrazione di Siracusa ha avviato, anche con l'esperienza dell'amministrazione precedente, un'azione specifica. Insomma, intanto un'azione di programmazione. La programmazione che riguarda la mobilità nella città ha il nome di PUMS, Piano Urbano della Mobilità Sostenibile, che è stato approvato nella precedente giunta e che questo Consiglio Comunale, in questa esperienza di amministrazione, ha approvato. Questo ci ha consentito non solo di accedere ai fondi di progettazione che il MIT mette a disposizione di tutti i comuni, ma dei fondi raddoppiati proprio perché rispetto ad altri comuni eravamo virtuosi e abbiamo virtuosamente anche approvato il PUMS con una certa con maggiore rapidità rispetto ad altre città, ad esempio città siciliane. Ragione per la quale ci troviamo oggi non solo dei fondi importanti per la progettazione, per l'aggiornamento del PUMS, per programmare il trasporto pubblico locale, ma accederemo anche nel corso dell'anno 2021 ad altre risorse molto importanti, poi credo che ne parlerà più diffusamente l'assessore Fontana, anche per l'anno in corso, che ci consentirà ulteriormente di investire e di programmare, perché voi credo ormai lo sapete, ma è importante secondo me ribadirlo, i comuni devono necessariamente per realizzare qualunque opera essere in possesso di quella programmazione necessaria a definirla. Oggi che facciamo? Oggi avviamo un percorso molto importante per la realizzazione del Biciplan. Il Biciplan che cos'è? È un piano di settore specifico all'interno del PUMS che ci consente di regolamentare esattamente la vita ciclabile nella nostra città. E questo percorso è un percorso che ovviamente recepisce quanto contenuto nel PUMS, che peraltro, come ho detto, aggiorneremo, ma recepisce anche tutte quelle indicazioni che arrivano attraverso degli incontri di partecipazione
come quello che stiamo facendo oggi, al quale seguiranno chiaramente altri con altri portatori di interesse, che consentirà ai nostri progettisti di recepire dal territorio, da chi poi fruisce e dovrà fruire di questo progetto, le proprie esperienze, le proprie idee, i propri consigli, le proprie critiche, i propri, la propria sensibilità. Questo è quello che faremo oggi, consentendo innanzitutto ai progettisti di presentare come sarà articolato il loro lavoro, ma soprattutto a voi di fornire loro e a noi indicazioni rispetto a quello che andremo a definire. Un percorso che durerà credo un paio di mesi, ma adesso lascio immediatamente la parola all'assessore Fontana per integrare e completare quanto io vi ho già anticipato. Mi scuso in anticipo se a un certo punto sparirò, ma ho una call con la regione tra qualche minuto, quindi non potrò stare a lungo. Vi dico però che questo meccanismo di partecipazione che consente ai portatori di interesse, ai cittadini, di entrare dentro le cose che poi l'amministrazione progetta, secondo me è di straordinaria importanza, quindi lo prendiamo molto seriamente. Quindi sentitevi liberi, ovviamente nell'ambito dell'argomento che stiamo affrontando, di costruire, perché stiamo costruendo insieme un progetto di biciplan per Siracusa che poi ci ritroveremo nei prossimi anni. Grazie a tutti, lascio la parola all'assessore Fontana, stacco la camera per consumare poca batteria perché sono già ai minimi termini. Grazie a tutti, buon lavoro. Grazie, grazie sindaco. Grazie sindaco. Volevo dare il benvenuto anche a coloro i quali si sono collegati nel frattempo. Vedo con piacere che ci sono molti rappresentanti di associazioni, di comitati, ma gli ordini professionali anche. Mi fa molto piacere vederli qui oggi, molti liberi cittadini che si sono interessati e appassionati al lavoro che stiamo cercando di fare e quindi vogliono dare anche il loro contributo. Non ho molto da aggiungere perché il nostro sindaco è stato approfondito e esaustivo anche su quella che è l'intenzione e l'intento di questa amministrazione. Diciamo che stiamo cogliendo tutti i segnali che il governo ci sta dando per incentivare l'uso dei mezzi a mobilità dolce. Perché si è sempre detto che Siracusa aveva una cronica carenza di TPL, trasporto pubblico locale, quindi servizio di trasporto di massa, ma diciamo la considerazione del trasporto con mobilità dolce, quindi bici o mezzi simili, probabilmente prima del Covid non si è tenuta in considerazione se non come attività sportiva. Oggi invece lo vediamo sotto un'altra luce e su questo stiamo puntando molto, stiamo investendo risorse ed energia, tant'è che i prossimi fondi che arriveranno per le ciclovie vedranno fra i comuni destinatari, fra i primi comuni destinatari, proprio quelli che si sono diciamo applicati alla spesa e che stanno investendo sulle progettualità. Quindi Siracusa si ritrova ad essere fra questi proprio per lo sforzo che è stato fatto nei mesi scorsi e che diciamo, ha visto anche da parte della cittadinanza diverse reazioni. Oggi potremmo dire che qualcosa sta cambiando, qualcosa è già cambiato. Siamo qui per aprire una frontiera ancora più ampia, un orizzonte diciamo che vedrà coinvolte anche delle aree che nel precedente PUMS non erano state inserite. Questo abbiamo chiesto ai nostri progettisti, ma oggi specificatamente l'incontro è quello che diciamo l'incontro serve più che altro a dare voce ai cittadini per quello che è l'esigenza diciamo vissuta, oserei dire, sulla strada. Quindi darei il via al dibattito chiedendo ai nostri collaboratori fedelissimi, Fabio Giucastro e Davide Mauro, di gestire loro la discussione. Grazie. Allora intervengo. Grazie Assessore.
Io farei parlare anche i progettisti, così si presentano, presentano anche il loro lavoro e così danno anche spunti di riflessione su cui gli intervenuti partecipanti possono dare il loro apporto. Quindi non so se vuole parlare l'ingegnere Trufuca. Allora, giusto solamente per presentarci, io sono Drufuca di Polinomia e con l'architetto Matteo Dondè appunto stiamo lavorando a questo piano che deve necessariamente nascere in questo modo, cioè con l'assoluta e totale apertura e condivisione rispetto alle cose che si fanno, perché poi senza di questo il piano non va da nessuna parte. Non nascondiamoci, insomma, il fatto che Siracusa parte non certamente da posizioni altissime nella gerarchia delle città ciclabili, insomma c'è molto da costruire, e senza questa parte di impegno di tutti è difficile, insomma, che riuscire a schiodarsi da questa situazione in tempi ragionevoli. Quindi il fatto che siamo qui a discuterne non è un fatto formale, ma è una parte sostanziale del piano stesso. Detto questo, questa sera abbiamo concordato con l'architetto Dondè che la presentazione la fa lui, anche perché il tempo è poco, quindi anche per risparmiare sostanzialmente il poco tempo che abbiamo concentrato in un'unica comunicazione che riguarda un po' le cose che tutte e due stiamo facendo, e basta. Quindi direi sicuramente che l'architetto Dondè può procedere, può rendere, come si dice in questi casi. La prossima volta faremo il contrario. Grazie, ingegnere. Allora, architetto, la palla a lei. Buonasera a tutti. Sì, ho preparato una presentazione per mostrare un po' di esempi, per far vedere cosa serve fare per incentivare la mobilità ciclistica a Siracusa e in generale nelle città italiane. Se siete d'accordo, faccio questa breve presentazione di un quarto d'ora, 20 minuti, anche un po' per stimolare la discussione successiva, che serve sicuramente a noi per raccogliere le vostre osservazioni, eccetera. Vado a condividere lo schermo. Vi chiedo se si vede. Sì, si vede. Sì. L'abbiamo preparata un po' proprio per raccontare cosa serve fare per realizzare la città ciclabile. Perché? Perché anche in un biciplan non basta una pista ciclabile, che è solo uno degli ingredienti, ma serve una visione chiara del sistema mobilità in generale. E spero di mostrarlo attraverso degli esempi di esperienze virtuose. Abbiamo molto ritardo, come sapete, sulla mobilità attiva, sulla ciclabilità in generale rispetto agli altri paesi europei. Abbiamo il vantaggio di poter copiare le esperienze che funzionano e non dobbiamo inventarci nulla. E quindi, se vogliamo parlare di città ciclabili, dobbiamo partire dai due problemi che caratterizzano le nostre città e anche la città di Siracusa. Il primo, lo vedete nei dati, abbiamo troppe automobili, abbiamo record in Europa di auto per abitante. Le città italiane hanno sostanzialmente il doppio delle auto del resto delle città d'Europa. Automobile che, secondo una recente ricerca europea, sta ferma il 92% del tempo della giornata ad occupare spazio pubblico, che potrei usare in maniera decisamente più ricca. Altro tema, secondo me, da valutare è il fatto che tutti i piani italiani ci dicono che al 40-50% dei tragitti che facciamo in auto nelle nostre città è inferiore a 3 km, cioè distanze che riesco a fare tranquillamente in bicicletta, e tendo a sottolineare sempre che ridurre questo uso spesso inutile dell'automobile vuol dire favorire anche chi l'automobile è costretto ad utilizzarla. Quindi non è una misura contro l'automobile, ma per rendere più efficiente il sistema mobilità.
anche perché poi di nuovo i dati ci dicono che purtroppo le città italiane siamo quelli che perdiamo più ore nel traffico a livello mondiale, ci batte solo Bogotà. Per intenderci, sapete che ormai su Google si riescono anche ad avere i tragitti in bicicletta. Io ho provato a prendere Siracusa a mezzogiorno, un tragitto di 3,5 km verso il centro. Come vedete, i tempi in automobile e in bici sono sostanzialmente gli stessi, tranne che in bicicletta non perdo tutto il tempo per cercare il parcheggio, che sappiamo essere invece una delle maggiori perdite di tempo. In bici saresti già arrivato, cioè su queste distanze la bicicletta è assolutamente il veicolo più veloce che mi assicura i tempi di percorrenza. Le conseguenze delle troppe auto purtroppo lo vediamo anche nelle immagini che abbiamo davanti agli occhi tutti i giorni, cioè l'auto parcheggiata in doppia fila sul marciapiede, sulle strisce. Abbiamo ormai accettato l'illegalità della sosta in Italia. Eppure, ad esempio, la sosta è uno dei temi fondamentali, per questo dicevo all'inizio non basta la pista ciclabile. Queste sono qualche esperienza europea, questa è Gröning, dove il professore ci dice chiaramente: convincere la gente a non usare la macchina, il tema è ridurre i parcheggi, cosa che sta facendo Amsterdam, per esempio, lo sta facendo Copenaghen, cioè città che conosciamo essere veramente virtuose sulla ciclabilità. E è una cosa che venne fuori anche col biciclan di Reggio Emilia, che ho fatto nel 2008, uno dei primi biciclan italiani, ma lo mostro perché per far vedere quando è avvenuto il massimo aumento di uso della bicicletta. Avevamo già realizzato tanti dei percorsi previsti dal biciclo, ma il vero aumento è avvenuto quando abbiamo aumentato l'area di tariffazione della sosta attorno al centro. Cioè questa è stata una misura più forte, per assurdo, rispetto alla realizzazione delle piste ciclabili che avevamo fatto fino a quel momento. Quindi è un tema strategico da affrontare se vogliamo parlare di aumentare la mobilità. Architetto, mi scusi, sì. Mi permetto di interrompere, perché personalmente non so se è un problema solo mio, la sento male, nel senso che sì, riesco a sentirla ma con molto sforzo, okay. Forse è il microfono distante. Così si sente meglio? Lo tengo davanti alla bocca? Molto meglio, sì, grazie. Grazie a lei. Le conseguenze delle troppe auto sono poi sulla qualità delle nostre città, della strada come spazio pubblico. Abbiamo delle città bellissime, Siracusa è bellissima, ma spesso poi le strade le vediamo invase dalle automobili, quando altrove ormai, avendo ridotto fortemente la pressione veicolare, come vedete le strade si presentano in maniera decisamente più bella, più accogliente, più accessibile, più ricca. Il secondo problema è quello della violenza stradale. Tema di cui purtroppo in Italia si parla poco, i numeri li leggete da soli, sono da un paese che io non ritengo civile, perché è un tema che dobbiamo assolutamente affrontare, perché 40 bambini morti in un anno è inaccettabile, e su questo mi piace far vedere questo video che chiede quale sarebbe un numero di morti più accettabile. Lo spieghi molto bene, noi dobbiamo veramente avere la visione zero, arrivare a zero morti sulle nostre strade. Eppure le città italiane sono tra le poche città europee in cui l'incidentalità urbana continua a crescere. Come vedete, il doppio rispetto alla Germania. C'è un rumore sotto molto fastidio, ecco. Il doppio rispetto alla Germania, il triplo rispetto alla Gran Bretagna, con lo stesso numero di abitanti dell'Italia. Confermato anche dai dati di Siracusa, purtroppo, come vedete, calano gli incidenti, ma aumentano le vittime della strada. Del bilancio del 2020,
dove con lockdown eccetera ci siamo mossi decisamente meno rispetto agli anni precedenti. Per intenderci, questi sono dati che fanno vedere i morti per chilometro percorso in bicicletta. Come vedete la differenza è clamorosa, abbiamo esattamente il doppio dei morti, addirittura 5 volte rispetto ai paesi più virtuosi, tema che riguarda purtroppo anche i pedoni. Continuiamo a morire sulle strisce pedonali dove si misura il valore della vita. Siamo tra i pochi paesi in cui il pedone ringrazia l'automobilista quando attraversa sulle strisce pedonali, perché la strada è considerata proprietà dell'automobile. Capite che se non riesco a intervenire su questi elementi ho poco da parlare di città ciclabile. Perché il tema della sicurezza? Di nuovo ce lo dicono le ricerche europee. Il principale deterrente all'utilizzo della bicicletta è proprio la scarsa sicurezza stradale. Se non lavoro su questo tema, posso fare la più bella pista ciclabile del mondo, ma se l'attraversamento rimane pericoloso, se mi superano ad alta velocità, rimane comunque poco attrattiva e quindi con poca gente a usare la bicicletta. Le conseguenze le vediamo nei dati di nuovo. L'autonomia dei bambini nell'andare a scuola in Italia è sotto il 7%, confrontata a bambini inglesi che, come vedete, oltre il 40% vada sulla scuola proprio perché si è lavorata sulla sicurezza. L'incidentalità dei costi sociali che bisogna considerare, perché anche questo rappresenta il 30% del prodotto interno lordo, ed è la velocità il fattore determinante della gravità dell'incidente. Cioè, più riduco la velocità, più riduco la possibilità dell'incidente e la gravità. Per questo la visione ormai delle gran parte delle città europee è quella della città treinata, cioè viabilità 50 all'ora sulle strade principali, tutto il resto a 30 km orari, arrivando addirittura a tutte le strade a 30. Qualche esempio, ma sono veramente ormai tantissime le città in Europa che stanno lavorando su questo tema. Dirò di più. Un altro, di nuovo, il paese per virtuoso per eccellenza sulla ciclabilità, l'Olanda, l'ottobre scorso, ha votato per il limite di 30 all'ora su tutte le strade urbane di tutte le città olandesi. Scusa Matteo, sì, Matteo, sì. Scusa, dovresti regolare meglio il microfono, si sente malissimo. Mannaggia, non... Prima da quando hai messo lo schermo condiviso? Ah, ok. Forse un po' la banda, se potrebbero spegnere gli altri la telecamera che magari mi toglie un po' di banda, non lo so. Perché io non so cos'altro fare. Mi sentite meglio così? Sì, sì, molto meglio. Sì, così sì. Sì, ho tolto le cuffie, è un problema delle cuffie, scusatemi. E la stessa cosa addirittura dall'11 maggio scorso, la legge spagnola prevede che tutte le strade siano a 30 km orari di tutte le città, tranne le strade che hanno 2 corsie per senso di marcia, tutto il resto a 30 all'ora. Come vedete è un tema fondamentale che dobbiamo affrontare assolutamente se vogliamo parlare di incentivare la mobilità attiva, anche perché poi i tempi di percorrenza in città tra i 50 e i 30 cambiano poco, di nuovo ce lo dicono i dati, ma soprattutto in questa settimana, che è la settimana europea mondiale della sicurezza stradale delle Nazioni Unite, c'è stata una prima adesione da parte dell'Unione Italiana Autoscuole Studi di Consulenza Automobilistica proprio sul tema Città 30, ma addirittura anche delle società come le assicurazioni, addirittura un produttore di pneumatici che supporta il tema della velocità 30 in città. Per un ambiente più sicuro, amichevole, più verde per automobilisti, ciclisti e pedoni senza aggiungere tempo al suo tragitto. E qualcosa si muove, nel senso che Olbia nella settimana scorsa ha fatto una delibera per Olbia a 30 km orari. Qualcosa si muove anche in Italia. Ho fatto questa introduzione per far vedere come le esperienze ci dicono proprio di dover lavorare sulla sicurezza, sulla riduzione dell'incidentalità e la città 30, sul disincentivo dell'auto privata, sulla tariffazione della sosta, poi mobilità attiva e sviluppo della ciclabilità. Il problema in Italia è proprio che non stiamo lavorando in maniera concreta e su questo, come ha detto il sindaco in precedenza, serve la pianificazione, quindi serve indubbiamente il PUMS, il piano generale del traffico urbano e il biciplan,
Ma di nuovo, cioè, il dato conferma questa cosa, perché in Italia negli anni passati abbiamo realizzato molti percorsi ciclabili, ma non è sostanzialmente aumentato l'uso della bicicletta. Questo lo dice chiaramente, dobbiamo lavorare sulla sicurezza. Ma ridurre la velocità non vuol dire solo aumentare la sicurezza, ma vuol dire poter recuperare più spazio nelle nostre città consolidate per le altre funzioni. Più riduco la velocità, meno spazio devo dedicare all'automobile, più spazio guadagno per marciapiedi più ampi e quindi più sicuri, per il verde urbano, tanto importante per l'ombreggiamento e le temperature, specie nelle città come Siracusa, molto caldo d'estate, ma anche importante per il commercio. Abbiamo visto con la pandemia ora quanto è importante per bar e ristoranti di prendersi lo spazio esterno. È il concetto di living street, cioè oggi la strada non può essere ancora considerata l'asse di scorrimento del traffico veicolare, ma la strada è il luogo di pubblico per eccellenza, è il luogo dell'incontro, della socializzazione, è il luogo di vita della città. Per questo, sostanzialmente, queste sono immagini sopra di com'era prima la strada, sotto come oggi, al link che vedete lì sotto, ormai si trovano decine di migliaia di immagini di questo tipo. Come vedete, cambia proprio il linguaggio della progettazione. Non più la strada dell'automobile, ma una strada dove l'automobile continua a passare, ma passando piano mi consente di renderla decisamente più ricca, con sedute, con verde, abbattendo le barriere architettoniche, riducendo il rumore, eccetera. Per intenderci, è quello che consente oggi a Parigi di presentare il progetto delle Champs-Élysées e passare da 10 corsie veicolari a 4 senza una sola barriera, ma restituendo spazio alle persone. È quella che Gilles Peñalosa chiama redistribuzione dello spazio pubblico. Questa è una strada di Amsterdam, a destra negli anni 70, a sinistra oggi. Come vedete, è stato redistribuito lo spazio pubblico a tutti gli utenti. Per intenderci, ho provato a spiegarlo con questa immagine, una delle tante strade delle nostre città. Ho evidenziato in blu e in azzurro quanto spazio è dedicato all'automobile, in rosso quanto le altre funzioni. Abbiamo bisogno di riequilibrare questo spazio per tutti gli utenti della strada. Per questo serve cambiare il modello di mobilità, il biciclano è uno degli elementi che lo consente, ma soprattutto ce lo stanno chiedendo anche i cittadini. Ora, nella post pandemia, anche se purtroppo non è ancora completamente passata, ma la ricerca europea fatta su tanti dei cittadini europei ci dice: attenzione, oggi i cittadini chiedono più verde, più svago, meno traffico, riduzione dell'inquinamento. E quindi per progettare una città ciclabile dobbiamo lavorare sulla sicurezza stradale e ottenere più spostamenti in bicicletta. Come realizzarlo? Questo è l'esempio francese, seguito ormai da tutta Europa, eccetto sulla rete primaria, i percorsi ciclabili non dovrebbero essere necessari, è proprio il tema della ciclabilità diffusa, e quindi è questo lo schema che proponiamo nel biciclan, ma che ci dice la nuova normativa di seguire. Quindi la messa in sicurezza delle strade, soprattutto i nodi dove avvengono la gran parte degli incidenti. Su questo sviluppo la rete importante del biciclano, tutto il resto dovrebbe essere a 30 km orari, che consente a tutti di condividere la strada in sicurezza, soprattutto in quelle strade dove non ho spesso neanche il marciapiede, non ho lo spazio per fare la pista ciclabile. Ce lo chiede questo schema che ho fatto vedere, esattamente quello previsto dalla nuova legge sulla ciclabilità, la 2/2018, che ha un grosso cambio di paradigma che ci porta finalmente a poter realizzare ciò che si fa in Europa. La ciclovia, quindi la pista ciclabile oggi, o meglio, la ciclovia non è solo la pista ciclabile, ma può essere anche una strada a 30 km orari senza pista ciclabile. La legge la considera comunque un percorso ciclabile. Legge che ci dice chiaramente la finalità è migliorare l'efficienza, la sicurezza e la sostenibilità della mobilità urbana e, altro tema secondo me molto interessante, a migliorare la sicurezza dei ciclisti e dei pedoni. Cioè il biciclan deve pensare anche alla sicurezza dei pedoni. E quindi per questo serve un biciclan sicuramente, ma come mostrato serve lavorare sulla moderazione del traffico. Rispetto al biciclan, i criteri fondamentali sono l'attrattività, cioè deve servire i principali poli attrattori di traffico della città, deve essere continuo,
cioè non deve interrompersi la pista ciclabile perché non riusciva a farcela stare o c'erano dei problemi, deve essere ben riconoscibile e tema fondamentale deve la brevità, cioè il ciclista come l'automobilista vuole andare da casa a lavoro nel più breve tempo possibile, quindi serve realizzare percorsi più possibili rettilinei veloci. Questo schema è proprio quello che riportai sul biciclan di Reggio Emilia, diventato esempio da cui nacque poi la bicipolitana. Elemento in più è quello di aver dato un colore, un numero a ogni ciclovia per renderlo riconoscibile. Questa è la mappa del biciclan di Reggio Emilia, ormai i percorsi che vedete li abbiamo sostanzialmente percorsi tutti, il Reggio Emilia è arrivato quasi al 30% di uso della bicicletta. E interessante era il fatto anche di riportare poi sulla segnaletica di indirizzamento i tempi di percorrenza, le distanze, far vedere perché chi va in automobile ha poi spesso una percezione molto distorta dei tempi di percorrenza. In realtà la bicicletta, come abbiamo visto spesso, su distanze fino a 5 km è più veloce, potendolo riportare poi sulla segnaletica di indirizzamento. Questo è l'esempio del biciclan di Bologna che ho abbiamo fatto assieme a Polinomia, lo faccio vedere solo proprio per spiegare lo schema che adottiamo anche per Siracusa, di cui un lavoro appena iniziato, cioè questa rete deve servire, come abbiamo visto, i principali attrattori di traffico, dalle stazioni ovviamente, i parcheggi di interscambio, le sedi universitarie, comunque le scuole principali, i servizi principali della città, l'ospedale, i parchi, lo stadio, il cimitero. Quindi bisogna verificare con questa accessibilità a 500 metri, che è l'arancione che vedete, il fatto che questa rete portante ha sostanzialmente coperto l'intero territorio. Come vedete vuol dire che con questo schema ogni cittadino bolognese ha nel raggio massimo di 500 metri, che è quello che è considerato per l'attrattività di una fermata del trasporto pubblico, una ciclovia della rete portante. Il biciclan si deve occupare anche dei servizi, tema fondamentale come disincentivo all'uso della bicicletta, oltre alla sicurezza stradale, anche il problema dei furti, e quindi prevedere un sistema di cicloparcheggi, dalla velostazione ai parcheggi più piccoli a destra, che vedete che si stanno diffondendo molto, che consentono la diffusione anche nei quartieri residenziali dove manca il box, eccetera, ma sono sistemi chiusi, sicuri, dove sono sicuro di ritrovare la mia bicicletta. Questo è un tema molto importante adesso con la diffusione delle biciclette elettriche, che ovviamente costando, se non ho la sicurezza di ritrovarla quando ritorno da lavoro, tendo a non usare la bicicletta, quindi tema anche questo molto importante. Velocissimo sulla moderazione del traffico, ho fatto vedere un po' la visione, ma volevo far vedere quelle esperienze, non basta il cartello, che citiamo sempre come le migliori sulla ciclabilità e guardiamo spesso solo la pista ciclabile, ma in realtà anche l'Olanda, come vedete al di fuori della viabilità principale, è fatta come vedete in queste immagini, con elementi che moderano le velocità di continuo, e la stessa Copenaghen, dove 1.200.000 abitanti, ormai più del 50% si muove solo in bicicletta, perché è più efficace ed è più efficiente. Ma la facevo vedere anche in questo caso per come sono fatte le strade, cioè tranne la viabilità principale tutte le strade sono fatte in questa maniera, è impossibile andare più forte, non c'è la pista ciclabile perché è l'elemento che mi modera, che è importante, ma lo faccio vedere per questo, erano le 8 del mattino, questo bambino delle medie che sta andando da solo in bicicletta su quella che è sostanzialmente una corsia ciclabile, ma lo fa perché? Perché i genitori sanno che le strade di Copenaghen sono sicure in ogni punto. C'è rispetto reciproco, le strisce pedonali vengono rispettate, non c'è nessuno che supera i limiti. È per questo che hanno raggiunto questo modal split tanto importante sulla ciclabilità. Non basta la pista, serve la moderazione, e questo credo riassuma quello che ho fatto vedere finora, un'esperienza di zona 30 fatta nella capitale della Scozia con un clima decisamente peggiore del nostro, vedete 20 perché miglia, però come vedete senza realizzare un solo metro di pista ciclabile, ma lavorando solo con la moderazione delle velocità, i risultati che hanno ottenuto sull'aumento dell'uso della bicicletta, soprattutto da bambini e adolescenti, come vedete è stato molto molto importante, più di quello che stiamo riuscendo a fare nelle città italiane, realizzando solo le piste ciclabili.
Questa cosa ce lo dice anche la più grande e importante federazione dei ciclisti europea. Non basta la pista ciclabile, serve moderazione del traffico, disincentivo dell'auto privata, riduzione del parco auto, un po' questi elementi che ho fatto vedere, che mi sembrava importante far vedere proprio per stimolare la discussione su quello che dovrà essere il ciclabile. Concludo con un tema secondo me importante soprattutto per l'amministrazione, cioè come sono riusciti ad arrivare a questo livello, soprattutto come ha fatto accettare la Città 30 la moderazione delle velocità. Lavorano moltissimo sulla comunicazione, cosa che in Italia purtroppo facciamo anche in questo caso molto poco. Serve un dibattito pubblico su questi temi, abbiamo molti argomenti per spiegare quanto sia quanto questo cambiamento riguarda tutti gli utenti della strada e non solo una delle categorie del traffico. Questo è l'esempio di Monaco, una delle città più virtuose in Germania, dove già oggi solo il 27% dei cittadini usa l'automobile, mette 10 milioni di euro per la ciclabilità, un quarto, che sembra tantissimo, 2 milioni e mezzo, viene messo in comunicazione. Hanno capito che anche il più bel progetto, se non viene spiegato, se non viene raccontato, se non si spiegano i vantaggi che porta la collettività, non viene capito e spesso rifiutato. Sembra una cifra enorme, ma per il biciplan di Regione di Bologna avevamo provato a vedere un po' le amministrazioni più virtuose, quanto spendono in comunicazione, e come vedete in realtà Monaco, che è quella che spende di più, in realtà spende 1,70 euro cittadino all'anno. Quindi non è una cifra così grande, ma invece un tema fondamentale. Mi sembra carino far vedere questo video che è andato da anni sulle TV spagnole principali, come se fosse la Rai. Tutti i giorni lo stesso giorno, è ora di cambiare, proviamo a spostarci in bicicletta, a piedi o col trasporto pubblico e usiamo l'auto proprio solo quando ci serve. È uno degli elementi anche questo, però abbiamo visto la Spagna in anni ha completamente cambiato approccio sulla mobilità, specie per quanto riguarda le zone 30. Questa è Lidia Bonalomi, la madrina della moderazione del traffico francese, che incontrai alla mia tesi 20 anni fa, e già lei ci diceva: attenzione, la gente non sa cos'è una zona 30, non sa quali sono i vantaggi, e quindi serve raccontarlo, serve fare degli incontri, delle sperimentazioni, creare una nuova cultura del traffico, e quindi raccontare cos'è una zona 30, far vedere come cambia la visibilità in automobile a seconda delle velocità, far vedere che a 30 all'ora vuol dire dimezzare i tempi di arresto dell'automobile in città consolidate come le nostre, specie nei quartieri residenziali, molto importante. Raccontare, come ci dicono tutti gli studi, che i pericoli del traffico frenano lo sviluppo dei bambini. Ormai un bambino su 10 in Italia è obeso, uno su 5 è sovrappeso, cioè la sedentarietà poi porta dei problemi di salute e dei costi ovviamente. Eppure anche qui raccontiamo gli studi che esistono. Questo è uno studio danese fatto su 20.000 studenti tra i 5 e i 19 anni, sono riusciti a dimostrare che chi va a piedi in bicicletta a scuola dimostra maggiore capacità di apprendimento. Questo è un tema importante per convincere i genitori a provare a cambiare il modo di accompagnare i propri figli a scuola, far vedere che migliora la qualità dello spazio pubblico, favorisce lo sviluppo della personalità, altro tema, la rivalutazione delle proprietà immobiliari, far vedere con le esperienze i dati come si riduce l'incidentalità, ma soprattutto uscire da quella scontro tra utenti che piace molto alla stampa: ogni volta che realizzo una pista ciclabile o tolgo un parcheggio sembra sempre un conflitto tra
i cittadini, in realtà la città del 30 non è una misura contro l'automobile, bensì a favore della convivenza, della qualità delle nostre città, per città che siano realmente vivibili, sane, resilienti, inclusive. Cioè, pensiamo a una città che sia bella e vivibile, accessibile per tutti. E quindi un'occasione di parlare a tutti i miei cittadini, indipendentemente dal veicolo che utilizzano per muoversi sulle strade. Perché la strada è di tutti, a partire dal più fragile, che è il claim della Fondazione Michele Scarponi, che mi sembra sempre importante. Vi ringrazio dell'ascolto e del tempo che ho preso per questo inquadramento della visione che serve per aumentare la mobilità attiva in generale nelle nostre città. Grazie architetto. Davide, non so se ci sono delle domande che hai letto. Sì, leggiamo alcune delle domande che ci sono in chat, che sì, ci sono arrivate. Anna Rallo che scrive: i mezzi pubblici sono parecchio limitati, non esistono servizi al trasporto degli studenti da casa a scuola, e mi riferisco agli istituti compressivi. Pertanto bisogna uscire necessariamente in macchina per accompagnare i bambini a scuola e anche per gli zaini grandi e pesanti che si portano dietro. Questa è la prima domanda. Unisco anche la seconda di Iris Marischi, che chiede se è prevista la velocità 30 a Siracusa. Allora sì, se posso rispondere Alfredo, sicuramente il tema del trasporto pubblico è importante, l'abbiamo visto in generale, se vogliamo proprio pensare a un cambiamento di mobilità, favorire o ridurre l'uso dell'automobile, serve potenziare assolutamente il trasporto pubblico. È ovvio che questo è più un tema del piano urbano della mobilità sostenibile, non è il tema del biciplan, ma assolutamente è un tema fondamentale, certamente. Se chiedete a noi, sicuramente serve la velocità 30, non diciamo in tutta la città, questa è poi una scelta politica più che tecnica, ma sicuramente nei quartieri residenziali serve assolutamente la velocità 30, specie dove non ho i marciapiedi, dove mancano le infrastrutture che mi rendono sicuro muovermi a piedi in bicicletta, è la velocità 30 che favorisce la convivenza della strada, ma soprattutto, come abbiamo visto, favorisce la qualità della strada come spazio pubblico. E quindi ci guadagniamo tutti, perché come abbiamo visto, lo sapete benissimo, nell'ora di punta la velocità media nelle città italiane in automobile è 18 km orari, cioè quella delle carrozze. Quindi non stiamo chiedendo un grande cambiamento con la città 30. In realtà serve a rendere più sicura una strada e quindi favorire chi vuole muoversi a piedi o in bicicletta. Questo io credo sia il tema principale, soprattutto considerando morti e feriti sulle nostre strade. Architetto, la ringrazio. Intanto la invito a disattivare lo schermo, così la vediamo. Ah, pensavo davvero. Ok, perfetto. Sì. Grazie. Okay. Pensavo di averlo tolto. Alfredo, vuoi integrare? Ma sì, volevo solo dare un dato molto significativo. L'elaborazione dei dati censuari risulta un coefficiente di occupazione per gli spostamenti di motivo studio lavoro a Siracusa di 1,63. Ora spiego che cosa significa questo dato, ma non lo spiego in termini numerici matematici, lo spiego in termini di che cosa significa questo nella vita della gente. Vuol dire che c'è mezza Siracusa sostanzialmente che fa le veci del trasporto pubblico, cioè tutto quello che è superiore all'unità rappresenta la quota degli accompagnati in auto. 1,63 è cioè vuol dire che ci sono ogni 100 guidatori 63 persone che vengono accompagnate da questi guidatori. Tenete conto che il dato medio generale di una città minimamente organizzata è dell'ordine dell'1,1, 1,2.
che è una pessima cosa, nel senso che poi c'è una persona sola per autovettura, ma in questo caso il suo significato è che a Siracusa molto del tempo dei suoi cittadini è dedicato a trasportare altri cittadini, cioè fanno sostanzialmente le veci del trasporto pubblico. E questo è un grande spreco economico, è un segnale di profondo malfunzionamento della città. E questo è quindi un tema che il PUNS deve assolutamente affrontare, evidentemente, perché ha ragione Matteo, cioè non esiste la ciclabilità in una città che non di queste dimensioni, intendo dire, che non possa contare anche su un sistema di trasporto pubblico efficiente. I motivi sono abbastanza evidenti, sono dati dalla forte complementarietà che deve poter esistere tra i due sistemi. Una città ben organizzata che offre con il trasporto pubblico e che offre un agevole modo di spostarsi con le biciclette consente, ad esempio, a molte famiglie di evitare la seconda auto, magari anche la prima, e quando le famiglie hanno un minor tasso di motorizzazione, loro risparmiano evidentemente moltissimo. Ricordiamoci, un'auto equivale a 2 mensilità, cioè ha un impatto sulla qualità della vita delle persone colossale, assolutamente colossale. Tutt'altro, insomma, sono cose che si sentono davvero molto. Quindi mettere in condizioni le persone di poter ridurre questo tasso abnorme che abbiamo in Italia di tasso di motorizzazione significa regalare un livello di qualità molto molto più elevato rispetto a quello che oggi c'è. Questo, insomma, sono le spero di aver spiegato come tutti questi pezzi del sistema della mobilità devono poter concorrere, devono poter andare assieme per costruire quindi un percorso di virtuoso. Aggiungo, già che ci siamo, quest'altro aspetto: abbiamo parlato di trasporto pubblico, abbiamo parlato di ciclabilità. Un altro dei problemi che si incontrano a Siracusa, ma non solo a Siracusa, è quello di una gestione della viabilità molto poco attenta non solo alla circolazione dei ciclisti, ma ricordava prima l'architetto Dondè, addirittura alla circolazione dei pedoni. E questo è un altro dato che emerge molto chiaramente dal censimento, cioè la scarsa quota modale è proprio rappresentata dagli spostamenti a piedi. Siamo a dei livelli poco superiori al 10%, sono molto bassi. E questo è un altro degli elementi cruciali. Quindi dobbiamo lavorare anche, oltre che a Biciplan e oltre che per il trasporto pubblico, anche su una forte revisione del sistema della gestione dello spazio pubblico, per rendere uno spazio pubblico che sia percorribile in sicurezza da tutti i suoi utenti e non solo quindi dagli automobilisti. A me ci sono anche problemi per gli automobilisti stessi, perché non infrequentemente queste alcune soluzioni che in qualche modo favoriscono la fluidità, la velocità e quant'altro, poi in realtà diventano difficili e pericolose per gli stessi automobilisti. E ultimissima cosa, e poi finisco, non dimentichiamoci che oltre agli tra gli cosiddetti utenti deboli della strada, cosa nell'occuzione che non ci piace ma che chiarisce le cose, ci sono i ciclisti, ci sono i pedoni, ci sono anche gli automobilisti anziani. Grazie, ingegnere. Davide, volevi leggere una domanda che era arrivata nel gruppo? Se non sbaglio, ce ne sono tante, però qualcuna. Allora, abbiamo un documento che abbiamo messo all'interno del gruppo con una trentina di proposte per l'amministrazione comunale, che io spero che possa essere letto e valutato nelle sedi opportune. Magari possiamo leggere qualche domanda, qualche suggerimento. Per esempio, prendo una a caso di Iris Marischi, che chiede di installare dei dossi per ridurre la velocità in via Lorina tra la rotatoria largo Emanuele Scieli, il mercato ortofrutticolo, e la rotatoria largo Efisio Giuseppe Piccione, cioè Onda Blu. Quindi in generale è l'argomento dei dossi più che sugli specifici tratti che possibilmente sono troppo specifici.
Questo è i dossi che sono richiesti perché il problema è sempre legato alla velocità del tratto stradale che crea molta difficoltà. Raccogliamo un po' di domande e poi rispondiamo o andiamo avanti? Sì, una. No, se volete ne leggiamo qualcuna e poi fate una sintesi. Sì, forse okay. Sì. Ok. Un attimo, guarda. Te ne racconto qualche altra. Ne leggo una io al volo che sto leggendo. Le corsie ciclabili colorate sono più sicure. Eventualmente si può limitare solo nei pressi delle intersezioni o comunque in quelle aree più critiche della strada, un modo per evidenziare agli automobilisti la presenza del tracciato. Ce n'è un'altra che è un po' più tecnica sull'installazione dei contatori di biciclette nei punti più frequentati della città, quindi l'ingresso al centro storico o lungo gli assi principali della città. Io direi che già possiamo rispondere, io sono più domande. Allora, rapidamente, questione dei dossi apre tutto il drammatico capitolo dei sistemi di rallentamento. Posso fare una premessa di natura più generale. Questa cosa è, se non fosse tragica, è ridicola, nel senso che abbiamo uno strumento che è l'automobile che può fare un po' quello che vuole anche quando avremo gli strumenti tecnici per poterla in qualche modo domare e fare in modo che tornasse a essere quello che deve essere, cioè un mero modo per trasportarsi e non per giocare con la vita degli altri. Ma vabbè, lasciamo perdere. Prima o poi arriveranno le auto automatiche, quelle non uccideranno e quindi ci metteranno in faccia la follia che ancora stiamo vivendo con questo oggetto medievale. Ma detto questo, questa cosa purtroppo ci costringe ad impugnare delle contromisure altrettanto medievali come sono i dossi. Insomma, è evidente che a nessuno piace saltellare su uno di questi armelli sfasciandosi la schiena e le sospensioni solo perché appunto non siamo capaci di comportarci in modo decente. Fortunatamente oggi abbiamo qualche strumento in più. Recentissimamente la legge 120 del 2020 ha introdotto finalmente, dopo decenni, la possibilità di installare sistemi di telecontrollo e telesanzionamento delle infrazioni di velocità anche in ambito urbano, con alcune limitazioni, mancano ancora un po' di cose da mettere a posto dal punto di vista delle regolamenti, ma questa cosa ha aperto finalmente questa possibilità. Vi assicuro che in tutta Italia c'è una formidabile pressione da parte di tantissime amministrazioni per poter finalmente, insisto, finalmente mettere in sicurezza luoghi che altrimenti davvero non si sapeva come gestire. Immagino che anche a Siracusa ci possano essere delle opportunità in cui delle situazioni in cui questo tipo di applicazione possa rivelarsi opportuno. È sempre una cosa antipatica, quanto volete, il sanzionamento, prendere una multa non piace a nessuno, morire ammazzato piace ancora meno. Potrebbe essere tra l'altro uno degli elementi assolutamente da porre all'attenzione del futuro piano urbano del traffico, cioè che dedichi una sua parte proprio all'individuazione dei luoghi, dei punti sulla scorta dell'analisi dell'incidentalità e della vulnerabilità dei luoghi, dove sono le scuole, dove sono insomma, tutti questi i posti dove serve per poter vivere in una città civile, governare in modo molto stretto i comportamenti. Ecco, il piano urbano del traffico potrebbe proprio utilmente cominciare a compilare la lista di questi luoghi. Detto questo, poi ci sono altri sistemi
un po' al diciamo border rispetto alla normativa, ma neanche poi, anzi, ma no, anzi, sono previsti dalla normativa, diciamo le cose come stanno, sono assolutamente previsti dalle leggi nazionali, ma che il Ministero, per sua sciagurata opposizione, continua a dire che non sono consentiti. Non è vero, sono consentiti perché sono previsti dalla legge dello Stato. Questi due sistemi sono i cuscini di rallentamento, che probabilmente molti di voi avranno conosciuto, sono andati all'estero sicuramente li hanno visti, ma in Italia cominciano finalmente a essere abbastanza diffusi, e che rispetto ai dossi tradizionali presentano dei vantaggi notevoli, cioè non disturbano la percorrenza delle biciclette, giustamente, quindi stiamo parlando di quello, di motociclisti e dei autobus, dei veicoli di passo, di carreggiata, come si chiama in termine tecnico, ampia, e soprattutto costano molto meno, sia perché il dispositivo in sé è meno ingombrante e ampio dei dossi tradizionali, e sia perché, e soprattutto perché, non interferisce con il deflusso delle acque, quindi può essere installato in modo molto più agile e facile sulla viabilità. All'estero sono molto utilizzati, soprattutto per regolare le velocità lungo le strade dei centri storici, ma non solo. Un altro sistema che può essere utilizzato, proprio perché è previsto anch'esso dalla normativa, dalla legge 120, non quella del 2020, ma quella del 2010, cioè di 10 anni prima, ed è quella dei semafori attuati con il controllo delle velocità, cioè quelli, anche questi probabilmente li avrete incontrati, sono relativamente diffusi nelle province vicine alla Svizzera, dove per imitazione, insomma, sono stati introdotti non ormai da tempo, ma anche in Emilia-Romagna, in molte altre situazioni, sono un po' più accettabili, se volete, perché non danno multe, ma costringono gli automobilisti che superano i limiti di velocità a fermarsi, perché portano l'impianto al rosso, e sono effettivamente molto utili. Detto questo, poi esiste tutta la cassetta degli attrezzi della moderazione del traffico, che è sicuramente molto più ampia. Qui ho citato solo alcuni degli oggetti che possono essere più utili anche per immediatezza, per il nostro punto di vista, ma la moderazione è davvero una tecnica molto articolata, e che in qualche modo diventa tanto più efficace quanto più è associata, però, non a solo ad un obiettivo di ridurre la velocità, cosa importante per carità, ma quando è associata a interventi di riqualificazione, ridistribuzione, ripensamento dello spazio pubblico, cioè la vera moderazione, e lo ricordava molto bene l'architetto Dondè prima, la vera moderazione avviene quando la città diventa di tutti, quando lo spazio urbano torna a essere condiviso da tutti i soggetti che vi stanno. Quella è la vera moderazione, ed è lì che tutti gli utenti capiscono il perché della moderazione, perché altrimenti resta, come dire, un oggetto brutto, poco compreso e poco efficace anche alla fine. Sì, poi c'era il tema delle corsie colorate più sicure, o se utilizzare coloro solo all'incrocio. Noi riteniamo migliore la seconda ipotesi, cioè utilizzare colore solo nei punti di conflitto. Se io utilizzo la colorazione su tutta la tratta, a parte aumentare il costo di realizzazione, la manutenzione, perché poi se si fanno degli scavi diventa poi un po' nero, un po' rosso, insomma ha creato molta difficoltà poi in giro. Invece le esperienze estere anche qui ci dicono: coloriamole sicuramente nei punti di conflitto, in modo da evidenziarli per tutti, non solo per i ciclisti. Il tema dei contabici è un tema sicuramente importante, interessante, vanno installate quando si completa uno dei percorsi, ma sicuramente è un tema importante per far vedere poi l'utilizzo, anche perché lo abbiamo visto in diverse realtà, poi
il ciclista occupa molto meno spazio, per cui spesso la percezione è che sia una pista ciclabile vuota, ma in realtà è che si ottimizza lo spazio, quindi contarli e dimostrare poi nel tempo la crescita è anche quell'elemento che consente all'amministrazione di capire se quel percorso è stato realizzato in modo corretto, se bisogna cambiarlo, eccetera. Rispetto a una, ho letto anche un po' di domande qui in chat, la fruizione e valorizzazione del patrimonio architettonico di una di un biciplan, sicuramente sì, è una delle caratteristiche sicuramente delle bellezze di Siracusa, anche legato al cicloturismo. Sempre di più i turisti vogliono muoversi in bicicletta nel territorio italiano, portano tantissimi soldi, la bike economist è un tema sicuramente molto molto interessante e quindi sicuramente sì. Sulla difficoltà di utilizzo della bici da parte delle famiglie, secondo me è proprio un po' il tema di cui abbiamo parlato, certamente, ma non solo in bicicletta, ma mi viene da dire anche a piedi, perché se non ho un marciapiede, se ho un attraversamento lungo 12 metri davanti a una scuola, è ovvio che io genitore lo percepisco pericoloso e mai lascerò andare mio figlio da solo a scuola, quindi rientriamo un po' in quel tema che ho fatto vedere dell'esperienza di progetto pilota di zona 30 in Scozia, cioè lì senza piste ciclabili ma lavorando sulla moderazione e velocità hanno portato dal 3% al 12% l'utilizzo della bicicletta da parte dei ragazzi. E le rastrelliere invece sul suolo pubblico è invece dipende dal regolamento del comune, nel senso che qui al nord diverse amministrazioni l'hanno consentito, ad esempio Milano l'ha fatto, ha consentito attraverso un regolamento comunale ai privati di poter installare al posto di un parcheggio auto una rastrelliera per biciclette. Importante è che non realizzare rastrelliere su dei marciapiedi a creare delle barriere architettoniche, di nuovo a ridurre lo spazio dei pedoni. Questo evitiamo il conflitto tra gli utenti deboli della strada. Ho ripreso un po' le domande che ci avevi fatto e quelle che ho trovato nella chat. Perfetto, grazie mille. Io ne ho trovata qualcun'altra, più che altro è una critica. Non so se avete avuto modo di vedere le piste in segnaletica che sono state realizzate. Ovviamente hanno tolto spazio ai veicoli, quindi alle automobili. In questo caso ci sarà una revisione anche di questi aspetti, ridando spazio un po' laddove questi percorsi sono un po' troppo costretti in strade da calibro un po' stretto, quindi oppure no. Nello stesso tempo c'erano altre domande che riguardavano soprattutto i marciapiedi, quindi laddove non c'è una larghezza sufficiente di almeno 1,5 metri, se si prevedeva e se si prevede anche l'istituzione di un marciapiede più largo e anche delle alberature lungo questi marciapiedi, quindi che siano dei percorsi anche, come dire, piacevoli da avere lungo il cammino sia pedonale che ciclabile. Qualcuno è intervenuto? Se l'architetto vuole intervenire su questo aspetto. Alfredo, dimmi te. No, non ti sentiamo, Alfredo. Eccolo qua. No, scusate, non riuscivo più a trovare il bottoncino della cosa. Allora, sì, tra l'altro ho visto anche un'altra domanda che si collega a questo, su circa la corsia ciclabile di via Terracati, pericolosa, non ci sono altre soluzioni. Giusto, mi sembrava di aver letto anche una roba del genere. Cioè, quindi sul tema delle corsie e delle ricavate in carreggiata. Allora, è abbastanza normale per una città che si appresta, come poi è Siracusa, insomma, alla
diciamo, a compiere i primi giri di pedale, che in qualche misura si tenda a privilegiare o comunque a richiedere con maggior forza soluzioni a forte separazione tra le componenti ciclistiche e quelle autoveicolari. È però altrettanto vero che questo è un errore, nel senso che poi qualche cosa ha mostrato Matteo Dondè, ma dovremmo ritornare un po' indietro e riprendere un po' di ragionamenti di natura tecnica sul cosa significa realizzare appunto sistemi separati rispetto a sistemi che riconoscono nella bicicletta invece un veicolo come gli altri e che quindi pongono il problema alla città di diventare come dire, compatibile con la compresenza di veicoli motorizzati e veicoli che rimangono veicoli non motorizzati come le biciclette. Fa un po', è anche un po' il tema che abbiamo cominciato che abbiamo citato parlando degli assetti pericolosi per i ciclisti, insomma, che il piano del traffico dovrebbe cominciare a mettere mano. Quindi in linea di principio, secondo il nostro modo di vedere, ma non solo il nostro, la bicicletta deve tornare a deve stare sulla strada, non deve stare sui marciapiedi. Questo è la primissima cosa da dire. I pedoni devono avere il loro spazio non condiviso con altri veicoli. E è stato citato questo numero magico, il metro e mezzo, come misura adeguata. Ecco, il metro e mezzo non è una misura adeguata per il passaggio dei pedoni. Il passaggio dei pedoni, se pensate a cosa occupa un genitore che tiene un bambino in mano, non è un metro e mezzo, e il metro e mezzo significa dover scendere dal marciapiede e darsi il passo ogni volta che appunto un genitore con un bambino ne incontra un altro. È una città pessima in qualche modo, una città dove lo spazio pubblico è nemico di chi lo vive. Ma comunque, ritornando a noi, la scommessa invece è proprio quella di portare le biciclette in strada e fare in modo che questo possa avvenire in modo sicuro. Aggiungo questo, in realtà è già più sicuro, è comunque più sicuro, cioè la circolazione, per quanto possa sembrare controintuitivo, la separazione dei ciclisti dal resto della circolazione automobilistica produce sempre degli esiti peggiori dal punto di vista dell'incidentalità, sempre. Questa è una legge assolutamente universale. Il motivo è che ogni volta che io tolgo la bicicletta dalla circolazione stradale e ho necessariamente i punti di reimmissione, e i punti di reimmissione sono sempre i punti dove si produce un'incidentalità anche grave tra ciclisti e veicoli motorizzati. Se il ciclista resta nel traffico, il ciclista viene sempre visto dal traffico e non presenta questi punti pericolosissimi di reimmissione. Mi è capitato proprio stamattina, insomma, di vedere in modo plastico esattamente la stessa cosa con io che ho seguito la mia strada stando sulla carreggiata, pur avendo di fianco una corsia ciclabile separata. C'era un ciclista che stava percorrendo la stessa corsia al mio fianco, marciavamo parallelamente. Finita la strada, lui doveva girare a sinistra, aveva un attraversamento segnalato, per carità, per portarsi dall'altra parte della strada, e il taxi che era dietro di me praticamente lo ha investito. Non ha investito me, investiva lui che stava nella corsia a detta di tutti più sicura, che sicura non era affatto. Quindi concludendo, noi quello che bisogna fare è appunto fare in modo che la città riaccolga o accolga, se non ancora fatto, questa componente. Deve farlo attraverso gli strumenti del disegno della rete, per carità, quindi della segnaletica, che sarà sicuramente rafforzata in tutto un lungo primo periodo, ma dovrà farlo attraverso la comunicazione, la moderazione, cioè l'educazione a un nuovo modo di comportarsi. Questa è la scommessa. Se non si vince questa scommessa qui e si nascondono i ciclisti, non andiamo da nessuna parte, non andremo da nessuna parte.
Quindi la ciclabile di via Terracati, che era realizzata ancora tra l'altro con una vecchia normativa, quindi con una segnaletica piuttosto forte, è comunque realizzata in carreggiata e non va sostituita con sistemi separati, anche perché tra l'altro non avremmo poi materialmente le risorse per poterlo fare, ma anche le avessimo, faremmo un errore. L'hanno fatto in molte città, tutte queste le città che l'hanno fatto sono tutte tornate indietro, con qualche eccezione di città che però sono nate in modi completamente diversi. Pensiamo ad alcune, non a tutte, ad alcune città olandesi, ma nel quali praticamente lì i rapporti di forza sono ribaltati, cioè sono le macchine che hanno i problemi a dover intersecare ogni tanto la rete delle ciclabili, che rappresenta invece il vero telaio portante della città. Siamo molto lontani da quelle situazioni, quindi dobbiamo imparare a fare questo. Abbiamo delle nuove normative che ci facilitano la vita, rendono anche più sicura la vita dei progettisti, ecco, nel senso che li riparano un po' di più, gli danno qualche strumento normativo in più, e il nostro piano cercherà di usarli a fondo. Sì, posso aggiungere anche un po' il tema, che ovviamente questo è un primo confronto, si voleva portare un po' la visione, far vedere ciò che serve, quindi il fatto che non basta la pista ciclabile, però abbiamo in realtà altre presentazioni molto più tecniche che fanno vedere proprio queste questioni con i dati, eccetera. Ne cito solo uno, come dicevo, il biciplan di Reggio Emilia l'ho fatto nel 2008, l'anno scorso abbiamo fatto l'aggiornamento dopo 10 anni, il primo lavoro che abbiamo fatto è studiare l'incidentalità che ha coinvolto i ciclisti in questi 10 anni. Il dato è che il 90% degli incidenti è avvenuto agli incroci. Quindi è il punto dove porre la maggior attenzione progettuale, proprio il punto di conflitto, più che separazione, integrazione nei tratti rettilinei. E approfitto di rispondere all'ultima domanda dell'associazione Tappami, cioè il collegamento con le zone marine, assolutamente sì, il biciclan si occuperà anche di questo, quindi una parte soprattutto sulla parte più urbana, ma anche una rete di area vasta che consente poi, diciamo, l'uso più ludico della bicicletta, quindi a raggiungere le spiagge, i luoghi più attrattivi, eccetera. Grazie mille. Davide, c'erano delle domande? Sì, allora, ce n'è una dove si chiede se, a fronte, diciamo, di tutto quello che verrà realizzato delle piste ciclabili, c'è nei bilanci, insomma, nelle disponibilità del comune, poi il mantenimento della manutenzione successiva, dato che abbiamo comunque uno stato delle strade che è, diciamo, frutto anche delle poche entrate del comune, se c'è un piano o qualcosa. Rispondo io a questo punto, giusto? Allora, l'intento è quello di rendere più definitive possibile anche i tracciati che sono stati realizzati in forma di corsie ciclabili. Mi spiego meglio. Il governo ha erogato per il comune di Siracusa una somma considerevole, solo una piccola parte di questa è stata utilizzata per realizzare queste ciclabili. Attendiamo, come ho detto anche in premessa, ulteriori fondi che potrebbero e potranno, anzi saranno destinati a renderle maggiormente sicure, con la posizione di cordoli e quindi separatori fisici. Detto ciò, ovviamente la manutenzione relativa alla segnaletica, quindi ai tracciati longitudinali, si renderà al minimo. Più che altro saranno, diciamo, i costi relativi ai simboli e a quello che nel tempo si potrà ammalorare. Credo che queste siano delle spese assolutamente sostenibili per un'amministrazione, per un comune come quello di Siracusa. Eh,
C'è un'altra domanda. Mentre la leggo, volevo dire che ci sono delle mani alzate. Siccome la modalità con cui ci stiamo muovendo prevede la possibilità di scrivere più che altro le domande più che intervenire direttamente, vi chiedo di scrivere nella chat la vostra domanda, così possiamo rivolgerla. Segnalo una domanda di Stefano La Sala: sarebbe possibile prevedere delle stazioni fisse con attrezzature per assistenza e riparazione e ricarica delle bici elettriche? Nella citata Bologna hanno installato delle pompe d'aria fisse lungo le piste ciclabili. Sicuramente sì, fa parte di quella parte di servizi che comprende le velostazioni, parcheggi, eccetera, sono tutti elementi assolutamente importanti da aggiungere allo sviluppo della rete. Posso aggiungere una cosa rispetto alla domanda circa il finanziamento e le modalità che si pensa di attivare per... Il fatto di lavorare, come si diceva, su identificando un telaio portante della ciclabilità, come fa il Biciplan, quindi consente di concentrare su dei corridoi forti, ma a quel punto con un'estesa tutto sommato non enorme, dal punto di vista chilometrico, consente di concentrare quindi gli sforzi per la costruzione della città ciclabile, quella in qualche modo strutturata, ancorché strutturata in modo leggero, con segnaletica che comunque va mantenuta e quant'altro. E questo rende il sistema molto più sostenibile, proprio perché ci evita di disperderci in una quantità di piste di varia natura, dimensione e importanza che ci impedirebbero di poi sviluppare un piano di manutenzione efficace. Ma com'è che questa cosa funziona? Funziona con il fatto che il telaio portante è il telaio portante ed è affidata invece alla moderazione del traffico, cioè alla creazione delle zone moderate, il fatto di poter poi distribuire il traffico ciclabile nell'intera città. Questa è la chiave importante da comprendere. E come adesso non mi ricordo se nella presentazione Matteo l'ha ricordato, ma in linea di principio si dice sempre che all'interno delle zone residenziali, delle zone moderate, delle zone insomma a traffico calmo, non devono essere realizzate piste ciclabili, o meglio, non ha senso realizzare piste ciclabili. Sono zone che devono funzionare in modo naturale, accettando tutti gli utenti che vi sono. Quindi questo Biciplan, lavorando su una gerarchizzazione molto forte, cioè telaio e il resto della città, città moderata, abbiamo parlato della città 30, abbiamo parlato insomma di rallentamento, di moderazione, bene, questa cosa consente anche di rispondere a quella domanda: sì, ma poi come facciamo a gestire tutto il sistema? Semplicemente è un sistema che si limita a essere, come dire, ad avere delle strutture, per quanto leggere, proprie unicamente a quei corridoi portanti. Il resto è affidato, ripeto, alla condivisione dello spazio. In effetti aggiungo, proprio a seguito di questa considerazione, che quella di non investire immediatamente l'intera cifra è stata proprio una scelta ragionata da parte dell'amministrazione, proprio perché dopo una prima partenza che ha voluto diciamo inserire anche Siracusa nel contesto di questo percorso che l'Italia ha intrapreso, non siamo andati oltre i 23 chilometri proposti, perché siamo rimasti in attesa intanto di questo studio, che è fondamentale, e poi anche quella in attesa di comprendere diciamo l'equilibrio generale della mobilità in città, e diciamo conservare questo tesoretto per investirlo
in azioni che possono essere sicuramente dedotte dallo strumento Biciplan, come anche da quello più generale del PUMS. Bene, intervengo un attimo, ho letto una domanda. Nell'ambito del Biciplan e quindi del marketing, della realizzazione di percorsi virtuosi, c'è appunto la richiesta anche di incentivare l'uso della bicicletta per raggiungere le scuole di Siracusa, quindi rendere questi elementi attrattori nella città, attraverso il disegno di un sistema che includa, ma non si limiti a dotare le scuole quindi di rastrelliere all'esterno per gli accompagnatori e all'interno per gli studenti, e promuovere i benefici della mobilità dolce alle famiglie e agli alunni. In questo modo quindi si facilita anche la creazione di gruppi spontanei, così come sono nati adesso nel piccolo a Siracusa, e creare dei corridoi di entrata ed uscita riservati a biciclette e pedoni per allontanare le automobili dai perimetri scolastici, le cosiddette bike street. E poi infine organizzare dei corsi di ciclismo urbano ed educazione stradale per i più piccoli con il cosiddetto patentino. Non so se l'assessore vuole intervenire. Sì, diciamo che su questo fronte ci stiamo già muovendo con la collaborazione di Città Educativa e presente Rossana Geraci. Stiamo formulando un progetto che presenteremo alle scuole elementari e medie, e che si potrà attuare da settembre in poi, individuando delle zone circoscritte e protette per i bambini più piccoli e dei percorsi su strada per i ragazzi delle medie. Una sorta di mini corso al termine del quale sarà rilasciato, ovviamente ci sarà l'assistenza dei vigili urbani, c'è anche il vigile Tarantello che ci segue e anche lui parte attiva nella progettazione, e al termine di questo saranno rilasciati dei patentini a simbolo appunto dell'impegno e della frequentazione a questo corso. Questo ha il doppio scopo di incidere su menti giovani che quindi si approcciano alla mobilità senza, diciamo, preconcetti personali, se non quello ovviamente familiare del trasporto in auto, e da dire loro, trasmettere loro il messaggio che è possibile muoversi in città, ovviamente dando la sicurezza di cui diciamo si è già parlato. Oltre a ciò, i bambini e i ragazzi possono essere veicolo di questo stesso messaggio presso le famiglie, e quindi condizionarne le abitudini, se non nella quotidianità, almeno diciamo nel tempo libero. Quindi sì, su questo stiamo lavorando. Sì, se posso aggiungere una cosa, l'assessore ha spiegato benissimo l'assoluta centralità e importanza dell'azione rivolta proprio alle scuole come motore formidabile della trasformazione. Io stesso, quando in tante occasioni insomma mi capita di andare a fare iniziative, di essere chiamato a fare iniziative nelle scuole a Milano e non solo, questo è evidentemente una cosa che il Biciplan non può fare, ma che deve essere fatta, ed è uno spazio assolutamente fondamentale per che si apre di fronte ai soggetti che intendono operare in questo senso, quindi dalle associazioni cicliste, ambientaliste e quant'altro. Questo è davvero un terreno assolutamente fondamentale e centrale. Senza di loro
non ci si riesce. I vigili fanno già, immagino, anche lì e come altrove, un lavoro estremamente importante, la polizia locale, di educazione, ma questa va anche affiancata a una comunicazione di altra natura, e soprattutto poi le forze della polizia locale non sono infinite, cioè c'è bisogno proprio di, come dire, di mobilitarsi attorno a questo tema. E quindi io penso di non fare un errore e di non sovrappormi troppo a quello che diceva l'assessore, proprio per, invitando tutti, soprattutto chi intende impegnarsi su questi fronti, a praticare queste iniziative, e lo farete già sicuramente, ma ad intensificare questo con le scuole, questo tipo di iniziativa, che davvero è molto 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 importante, molto importante. Oserei dire decisiva. Magari intervengo io un attimo. Fabio. Prego, prego, Iose. No, vabbè, io volevo rafforzare ancora di più quello che si è detto sulla formazione dei ragazzi, dei giovani. È una realtà perché è all'interno del fondo di progettazione che è stato assegnato al Comune, per cui stiamo realizzando il progetto, la redazione del Biciplan e la redazione, l'aggiornamento del PUMS e i piani adesso correlati, che sono i piani di settore, quali il PGTU. Una delle azioni previste, che è una singola azione, è proprio quella della formazione nelle scuole. E proprio su questo il gruppo di città educativa che ha poco fa menzionato l'assessore ha già un progetto, una bozza di progetto che comunque sarà attiva a partire da settembre. È una bozza molto interessante, è un progetto che sicuramente sarà ben accettato dagli istituti scolastici, dai referenti, sicuramente partirà, se non a settembre, che ancora siamo in un periodo un po' di inizio scuola, se non settembre sarà ottobre, però già a settembre ci sarà la prima pubblicizzazione dei vari seminari che saranno effettuati nelle scuole, per poi partire realmente ed effettivamente in un centro, diciamo, di raccolta, che potrebbe essere, come è stato già individuato in parte, il parco di Bosco Minniti, dove lì saranno tracciati dei percorsi. Io ne scendo più in profondità a questo argomento, perché è un argomento a cui l'assessore, l'amministrazione in genere e il gruppo Città Educativa ci tiene. Saranno tracciati dei percorsi, saranno, ove possibile, stiamo verificando la fattibilità dell'acquisto di gadget e di attrezzature necessarie per la viabilità simulata dei bambini, quindi con segnali, con segnaletica e quant'altro, in modo tale che i ragazzi entrino in un ambiente, simulato, ma che comunque è un ambiente vicino all'ambiente stradale, anche per i più piccoli. Tutto qua. Possiamo leggere altre domande? Allora, mi collego all'argomento delle scuole, perché c'è una domanda di Mike X che chiede, di obbligare le scuole e i palazzi residenziali e i posti di lavoro ad avere delle rastrelliere all'interno dei loro cortili e di creare un'ordinanza affinché si possa impedire che non si parcheggi la bicicletta, perché in alcune realtà magari questa cosa viene impedita. Aggiungo un'altra domanda invece di Francesco Perez, che chiede se c'è qualche cosa che viene previsto per attenuare le barriere architettoniche, soprattutto in corrispondenza degli incroci pedonali, insomma, delle varie strade, dato che ci sono parecchie criticità all'interno della città. Risposta anche a queste domande. Relativamente alle scuole, abbiamo attivato un piano di indagine sulle scuole del territorio siracusano e un'analisi delle aree limitrofe per approfondire la questione zona 30 e isole pedonali, per creare questa sorta di zone filtro
tra un ambiente appunto scolastico e il traffico diciamo circostante. Dopo una prima analisi abbiamo chiesto ai progettisti collaboratori di approfondire due esempi che in realtà sono quelli che soffrono maggiormente di questo problema e hanno redatto un paio di progetti che proprio ieri ho presentato alla Giunta e che sono stati pienamente approvati e condivisi. Dovremmo condividerli ovviamente con i dirigenti, ma non credo ci saranno problemi perché stiamo realizzando con questi due progetti pilota, faremo una sperimentazione per rendere migliore l'ambiente dei nostri bambini. Per quanto riguarda il tema trattato, proposto, richiesto da Francesco Perez, lui sa che io sono altrettanto sensibile e intanto nel prossimo appalto per la sistemazione della viabilità ho chiesto che venissero inserite anche l'abbattimento delle barriere lì dove diciamo sono più evidenti le problematiche, per cui una parte dei fondi per i prossimi lavori sarà destinata alla realizzazione di scivole per l'accesso ai marciapiedi. È ovvio che nelle progettazioni poniamo anche il punto, sensibilizziamo i progettisti ove ovviamente le piste ciclabili e ove il tipo di finanziamento lo consenta, poniamo l'attenzione a questo punto che è molto importante. Un'altra domanda che posso leggere di Marischi, che chiede quali sono i prossimi passaggi relativi al biciplan, insomma cosa verrà realizzato prossimamente, possibilmente anche le tempistiche. Sì, ne aggiungo una io che avevo letto in quella bozza ed è legata anche a questa, cioè se nella revisione del PUMS o comunque nella visione del PUMS che c'è, rispetto alla gerarchia, allo studio gerarchico dei tratti stradali, ci sarà un approfondimento anche su nuove tratte ciclabili all'interno della città o una revisione di quelle già esistenti. Allora sì, confermo anch'io l'importanza dell'abbattimento delle barriere architettoniche, faccio parte, sono socio del network europeo per le disabilità, per cui secondo me è il principale tema, il primo da affrontare nella gerarchia poi della mobilità e degli utenti della strada. Rispetto ai prossimi passi del biciplan, il lavoro che stiamo iniziando è proprio quello di individuare una rete di percorsi ciclabili, la rete portante, quindi Biciplan realizzerà un progetto di massima di questi percorsi che presenteremo nelle prossime occasioni, ci stiamo lavorando proprio ora, a breve verremo a fare il sopralluogo e quindi da lì restituiremo questa rete. Ovviamente il biciplan è una pianificazione, quindi poi dipende dall'amministrazione, dalle risorse a disposizione. Il biciplan realizzerà anche una individuazione dei costi di realizzazione di ogni ciclovia che consentirà all'amministrazione di programmare gli interventi, anche considerando quelli considerati più prioritari, cioè quelli dove si prevede un maggior flusso di ciclisti proprio per le connessioni che porta. Una rete che, come detto, deve appoggiarsi ai principali attrattori della città, quindi sicuramente servire le scuole, servire i centri sportivi, servire l'ospedale, le zone storiche, quindi una rete completa, e questo è il lavoro che fa il biciplan e che presenteremo con lo sviluppo del lavoro. C'è un argomento un po'
trattato un po' da diversi utenti, ed è l'uso diffuso dei monopattini. Quindi se c'è in vista da parte vostra una regolamentazione che ovviamente è legata anche ai percorsi ciclabili, ma non solo, e alle aree pedonali ovviamente. Beh, il tema del monopattino è un tema che stanno affrontando in questo momento un po' in tutta Italia. Ho proprio finito stamattina di parlarne con un collega di Pisa che proprio su questi aspetti, dove hanno fatto peraltro il primo passaggio sensato, e che è quello di dire no, scusate, 25 all'ora per quell'oggetto lì, non ne parliamo proprio, e a Pisa il limite di velocità è stato abbassato a 20 km all'ora. Ma ricordo che quando il primo decreto che ammetteva, siamo ancora ai ratoninelli, la circolazione di questi oggetti, il limite era posto a 20 all'ora e inspiegabilmente poi successivamente fu rialzato, ma in modo davvero molto poco meditato e ponderato. Quindi prima cosa, quel limite va abbassato e molto probabilmente la legge, le prossime modifiche legislative accoglieranno questa cosa che è fin troppo evidente. Questa come prima cosa. La seconda, in alcune situazioni dove abbiamo assistito a una forte esplosione dell'uso del monopattino, questa cosa sta rientrando. Cioè potrebbe essere meno grave, meno complesso del previsto questa vicenda. Non vi so dire i motivi, non ho tra l'altro dati recenti, anche perché non è possibile averli, la pandemia ha un po' sconvolto tutte le nostre analisi, però l'impressione è che anche dove ci sono dove le offerte forte dei servizi di sharing, non siamo di fronte all'esplosione di questo sistema. Alla fine la bicicletta regge perché è un mezzo obiettivamente più sicuro, più affidabile, tutto quello che volete in buona sostanza. Poi il monopattino, vedete poche persone anziane che girano sul monopattino, io sono anziano e non vado sul monopattino, preferisco sicuramente la bicicletta. In buona sostanza c'è stato un momento, non solo in Italia ma nel mondo, insomma, in qualche modo legato a una moda di inserimento di questo oggetto che sta un po' ridimensionandosi, quindi non siamo più, non credo che costituisca più quel motivo di grande allarme che qualche mese fa sembrava dovesse essere. Detto questo, il monopattino ben venga, nel senso che ci arricchisce ulteriormente, insomma, la panoplia, l'intero set di mezzi che abbiamo per muoverci in modo sempre più intelligente, integrato, smart, se vogliamo usare questo termine, nella città, deve tornare appunto a coprire quei pezzi di mobilità per cui è pensato, quindi non certamente le lunghe percorrenze, ma i piccoli tratti. Tra l'altro il monopattino diventa preziosissimo proprio in complementarietà con il sistema di trasporto pubblico, cosa che, come abbiamo detto purtroppo prima, stiamo parlando di un anello un po' mancante nella logistica della mobilità di Siracusa. Quindi, in buona sostanza, riassumendo, un sistema che in qualche modo deve tornare ad avere delle caratteristiche cinematiche più accettabili rispetto al tipo di mezzo che è, e questo è già un passo. Secondo, un mezzo che può godere del sistema che già stiamo costruendo per le biciclette, e lì lo può, su questo, quindi in questo sistema può trovare delle condizioni di sicurezza molto migliori che non invece nella sua circolazione nello stato brado. Terzo punto, un po' di cultura in più, man mano che passa il tempo, ci si augura di poterla avere, insomma i nuovi utenti impareranno, purtroppo anche a loro spese, che le modalità più corrette per utilizzare questo sistema, quindi mi viene da dire
non c'è certamente emergenza, in prospettiva le cose dovrebbero tornare a essere assolutamente tranquille, sotto controllo, ripeto, ben venga questo sistema, e aggiungo questo, l'introduzione di questo oggetto rende ancora più plastica ed evidente la necessità che si faccia un pochino più le auto si facciano ancora un po' più in là, cioè, nel senso, è entrato un altro soggetto che chiede di poter circolare, insomma, nei nostri spazi, e per poterlo fare ha bisogno che il soggetto in assoluto dominante glielo consenta, cioè rende ancora più evidente questa necessità di riequilibrio, di democrazia dell'uso degli spazi, no? Diceva che diceva prima l'architetto Dondè. Non so, fino al prossimo, però insomma, questo è un po' lo stato delle cose. Sì, aggiungo, leggendo anche un po' la domanda rispetto alle aree pedonali e quindi la bicicletta elettrica, il monopattino, sicuramente va gestito, nel senso che questi veicoli, la riduzione della velocità del monopattino, ma la bicicletta elettrica che raggiunge anche 25-30 all'ora, ovviamente diventano un pericolo all'interno di aree pedonali, ma va a confermare anche quello che dicevamo prima, cioè condividere un marciapiede tra biciclette e pedoni, si crea un conflitto tra gli utenti deboli della strada, è una soluzione che non troviamo praticamente mai nel resto d'Europa, non si mettono in conflitto pedoni e ciclisti, motivo in più con la bicicletta elettrica, perché è molto più pesante, va più veloce e può diventare veramente pericolosa in caso di investimento in un pedone. Per cui sicuramente un'attenzione nelle aree pedonali, che speriamo possano aumentare sempre di più, ma anche un'attenzione nella progettazione, nel non ricercare sempre per forza la separazione dove non ho gli spazi, mettendo poi il ciclista sul marciapiede e creando un conflitto che è veramente un unicum in Europa. Mi permetto di fare un esempio negativo. Per esempio a Milano tantissimi anni fa è stata realizzata una pista ciclabile in via Padova su marciapiede, che oggi non viene utilizzata da nessuna bici. Sperabilmente, certo. Ma perché poi voglio dire, le cose si mettono a posto volenti o nolenti. Negli errori. Piccola nota per i milanesi. Che in fondo è un po' appunto quello che ho detto all'inizio. No, prendiamo esempio dall'esperienza che hanno dimostrato funzionare, quindi penso, l'ha citato prima Alfredo, le realtà come la Germania, il Belgio, che avevano 30 anni fa realizzato percorsi sui marciapiedi, oggi dopo 30 anni studiando l'incidentalità eccetera, hanno capito che è meglio prendere invece lo spazio della strada e non del marciapiede, quindi non ripercorriamo gli stessi errori. Arriviamo in ritardo, abbiamo il vantaggio di vedere cosa funziona, quindi copiamo le esperienze che funzionano. La cosa interessante che ho visto anche a Genova, piuttosto che sicuramente la bicicletta elettrica in molte realtà sta sostituendo il motorino, lo scooter, quindi benissimo, però il suo luogo è la strada, non può essere un marciapiede. Leggo un'altra domanda che ho letto, in realtà è composta da vari quesiti. La prima parte, ai primi quesiti avete già risposto, quindi passo alla seconda parte. I cittadini, quindi i gruppi di lavoro, possono presentare delle proposte, quindi aiutandovi nella stesura del biciplan, e con quali modalità? Ma sicuramente sì, e la modalità è quella di scriverle, che è il modo migliore, è più tranquillo, attraverso o l'assessore o Amato, insomma, gli uffici tecnici, siamo costantemente in contatto, per cui qualunque pezzo di carta arrivi, non c'è bisogno che sia su carte intestate o con disegni
basta davvero nulla e l'informazione arriva immediatamente, senza nessuna burocrazia di mezzo. Perfetto. Io ovviamente come anche il documento. Possiamo mettere già da ora a disposizione una mail, user, certo, così anche chi deve andare via la può segnare. Sì, magari l'ha detto a voce questa mail. La possiamo anche scrivere in chat mentre l'ha detto. Sì, certo. Sì, no, mettiamo la mia mail, perché così non la facciamo passare dai protocolli e da quant'altro. Mettiamo la mia mail istituzionale, che è giuseppe.amato. La scrivo io. Sì, grazie. Giuseppe.amato, Siracusa. Vediamo se è questa. Siracusa.it. L'unica cosa che chiedo nell'oggetto, mettere soltanto l'oggetto dove indicate un oggetto che un po' dovrà essere uguale un po' per tutti. E nel senso, non so, qualcosa che indichi una collaborazione al PUMS, no? Quindi potremmo mettere proposte mobilità, che forse Proposte bici plan, proposte B, perché poi ci sarà, a seguito ci saranno anche le proposte PUMS. Certo. Che abbiamo previsto anche lì degli incontri partecipativi, che si intersecheranno sicuramente con il bici plan di settore. Così rispondiamo anche in parte a una domanda fatta in precedenza, dove il bici plan potrebbe essere anche un indirizzo di progettazione dell'azione strategica generale per quanto riguarda il PUMS. Cioè, molte volte si parte dal PUMS per fare i piani di settore, ma molte volte si deve partire dal basso, quindi dal piano di settore, per poter dare indicazioni di strategie sulla mobilità allo strumento pianificatorio, quello madre, che è proprio il piano urbano della mobilità sostenibile. Quindi oggetto, proposte, bici plan, l'indirizzo email giuseppe.amato@comune.siracusa.it. Io, appena mi arrivano, me li seleziono e li mando immediatamente allo studio Polinomia. Posso dire una cosa? Sono rimasto sconvolto da Amato, della sua disponibilità e apertura. Non ho mai incontrato nulla del genere in tutte le amministrazioni che ho frequentato, quindi un applauso a scena aperta, veramente meritatissimo. E ci sarà un motivo per cui io me lo tengo stretto alla mobilità? Direi, è un santo questo. grazie. Vorrei aggiungere una cosa: noi abbiamo predisposto un link all'interno del gruppo con una serie di proposte, le più variegate, che magari allegheremo alle mail. È un documento Google, chiaramente alcune rientrano nel PUMS, altre rientrano in questo piano, ma avremo... Va bene. Vanno bene anche i link, vanno bene. Benissimo. Perfetto. D'accordo. Fabio, ci sono altre domande? Il microfono. Fabio, microfono. Eccolo, arrivo. Dicevo, una domanda in extremis. È possibile, oltre a dare dei suggerimenti, anche proporre delle soluzioni progettuali o comunque ipotesi che possano dare spunto ai progettisti da approfondire in qualche modo? Ma certamente sì. Ok. Bene, non so se avete altre domande, altrimenti come primo incontro direi che sia abbastanza sufficiente un paio d'ore. L'ingegnere Floridia vorrebbe intervenire, se scrive qualcosa oppure... Sì, buonasera a tutti, volevo fare solo un passaggio. Intanto invito a Mauro, la conosco benissimo, quindi... Iose, i complimenti non bastano mai, perché ormai il rischio che tra poco va in pensione e poi l'amministrazione lo perde, sbaglio?
perché lui la grinta ancora ce l'ha del ragazzino. No, mi volevo inserire perché come presidente dell'Ordine degli Ingegneri della mia città non abbiamo, nella mia provincia, non abbiamo una commissione che parla di questo argomento. Abbiamo di tutto, dal sisma bonus alla oil e gas, alla sismica, a tutto quello che capita, impiantistica, di mobilità non abbiamo molto e abbiamo pochi laureati che si interessano di questo. Quindi questa è una lacuna che spero di riuscire a colmare nelle prossime sedute, magari, perché purtroppo ora gestire anche un ordine online è diventato sempre più difficile. No, soltanto una cosa volevo dire. Mi sto occupando io per tutta la regione siciliana sono nel comitato di redazione del giornale L'Ingegnere, praticamente la testata che raggiunge i 250.000 iscritti all'ordine professionali al Consiglio nazionale, e quindi tutti gli articoli che passano nell'ambito siciliano li sto curando io. I colleghi del Trentino ultimamente si sono sbizzarriti in una serie di bellissimi articoli sulla mobilità nel nord Italia, con degli articoli veramente raffinati, fatti molto bene, con degli studi di fascia veramente alta, e visto anche il lavoro che avete fatto, egregio, e che ho seguito con molta attenzione, per quanto il mio skill non sia mirato a questo tipo di argomento, quindi devo solo stare zitto e osservare e ascoltare e basta, mi chiedevo se tutto questo bel lavoro poteva diventare un articolo per il giornale Ingegnere con tiratura nazionale. Secondo me è uno sforzo, visto quello che avete fatto, che può essere riproposto, che possa essere anche di visibilità sia per l'amministrazione che per i progettisti in ambito nazionale. Quindi se qualcuno di voi vuole mettere su un articolo delle 5.000 battute in su, con schemi strutturali, schemi grafici e tutti, potrebbe essere l'occasione per veicolarlo a livello nazionale. Maura, dico sta cosa. Sì, infatti ti stavo ringraziando per questa opportunità di aprire questa finestra, diciamo, veramente importante, e magari ci sentiamo per approfondire e vediamo come impostare magari. I colleghi del Trentino hanno fatto uno studio molto più articolato, fatto da diverse comunità locali. E poi c'è stato uno studio che ha raccolto tutti questi piccoli studi locali, in cui magari poi io ti giro l'ultimo articolo che è uscito proprio sull'argomento, anche per capire il tenore e lo spessore, ma sicuramente è una maniera di portare cultura sull'argomento e di far passare il messaggio. Siccome penso che non abbiamo nulla da invidiare agli amici trentini, perché non prendere sto bel lavoro e veicolarlo a livello nazionale? Vi assicuro che arriva nelle email di 250.000 colleghi in tutta Italia. Magari 100.000 non l'aprono neanche l'email, però poi quei 130.000 cliccano su, si incuriosiscono e leggono. È un tributo al lavoro svolto, che poi quello, un po' di marketing del proprio lavoro non guasta mai, non basta. Grazie, Sebbe. Dai, buon lavoro. Grazie, bravi ragazzi. Grazie ingegnere. Grazie ingegnere. Bene. Allora, se è tutto, io ringrazio tutti quanti, lo studio Polinomia, per aver risposto alle domande, questo primo incontro, l'amministrazione, quindi Maura Fontana, il sindaco, e ovviamente Iose, l'architetto Amato, che sta supportando e sta sostenendo questa attività importantissima per Siracusa, proprio perché finora non c'è mai stata, quindi è importante anche per questo. Ringrazio anch'io, piacere di salutare ovviamente i progettisti, l'architetto, anche voi che vi siete messi a disposizione per seguirci in questo dibattito, i partecipanti, e mi reputo veramente molto molto contenta. Mi sembra che sia stato un bellissimo momento di confronto, e insomma spero che si arrivi al traguardo anche con il contributo di tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti, buona serata.
Grazie, arrivederci a tutti. Grazie. Buona serata. Buona serata.